Eccoci qua, terra irlandese, video un po' a salti perché come potete vedere, non si può vedere perché non posso girare la ripresa, che credo non si può fare, vabbè, già così via. C'è un su e giù continuo qua, Paleoli che sta guidando la stellina e io invece da buon membro del patriarcato lo sto qua riferito e servito a godermi le strade irlandesi, dove non, come mi ricordavo quando ci ero già venuto, non c'è un cazzo di nessuno e finché è così è bellissimo. Allora, video di oggi sobbalzante, breve perché non ho molto tempo e non posso neanche caricare video troppo pesanti con i dati in Gran Bretagna perché sennò mi ritrovo conto salatissimo. È uno spunto offerto da dalle parole di Pioli, che ha parlato di 433 come modulo momentaneo, diciamo, ma non ha escluso che una volta che avrà tutti i giocatori, questo intendo che quelli nuovi si saranno presumibilmente inseriti, penso a Musà, penso a Chukwueze, si potrà tornare a utilizzare anche un 4-2-3-1. È una riflessione che un po' mi ha, non dico allarmato, però dico teoricamente, secondo me, anche adesso possiamo utilizzare il 4-2-3-1. Parere personale rimane, alla luce del mercato fatto e della tipologia di giocatori che abbiamo. Noi abbiamo un sovrannumero di mezzali, di fatto un centrocampo composto da giocatori che hanno doti anche offensive e di approccio all'uno contro uno, mediani puri, secondo me non ne abbiamo. Lo stesso Musà può essere impiegato in un 4-2-3-1, ma perde un po' di quello che può dare, no? Ok, c'è sempre il solito appunto, i moduli, sta troppo legati ai numeri, ai moduli, è un po' troppo, diciamo, ragionieristico rispetto al calcio, ma anche è vero che lasciando da parte i moduli ci sono giocatori. Io parlo sempre di giocatori, no? Quando anche vi dico non mi interessa il 4-3-3 o il 4-2-3-1, basta che ci siano tre centrocampisti, ecco, stesso principio, io vi dico che abbiamo dei giocatori che hanno determinate caratteristiche. Rennes l'avete visto, un giocatore che sa inserirsi, che sa scambiare. Relegarlo a uno dei due mediani del 4-2-3-1 un po' mi dispiace, così come mi dispiace anche Loftus-Cheek, laddove non venga messo magari trequartista nel 4-2-3-1. Ma l'idea, da quello che ha detto Pioli, dato che ha fatto i giocatori al completo, è che probabilmente nella sua idea di 4-2-3-1 potrebbe passare, dato che sappiamo che è stato un elemento chiave del mercato, l'idea di proporre nel ruolo di trequartista Pulisic o comunque di schierare un 4-2-3-1 con 4 giocatori offensivi. Nel caso fosse Pulisic trequartista, è chiaro che sarebbe Leao, Pulisic, Chukwueze come parte della trequarti, poi davanti la punta, che possa essere un Cafor o Giroud o chi volete voi, o Colombo o mio nonno in carriola. Beh, ragazzi, io ho letto tanti commenti entusiasti o entusiastici, che dir si voglia, legati a questa ipotesi, ma io vi dico, ragazzi, l'anno scorso vi ricordate cos'è accaduto quando avevamo il trequartista non di peso rispetto agli altri anni? Io vorrei ricordarvelo, quanti problemi abbiamo avuto nella costruzione del gioco e nella gestione di una squadra spaccata perché non c'era un elemento collante da trequarti e mediana. Ora, io non sono per escludere a priori assolutamente il fatto di avere 4 giocatori offensivi, ma secondo me è una soluzione, mentre Stiglia sta per vestire una gazza. Non è vero! È una soluzione che è molto spregiudicata e non è una squadra così, una squadra equilibrata. Ragion per cui la si può utilizzare in momenti di squilibrio del gioco, cioè a partita in corso, magari quando devi recuperare, se già che la squadra è allungata, i giocatori sono stanchi, allora giochi tutto per tutto, oppure occhio agli elementi esterni. Palle, pensa a fare il figlio.
e la coppola che ci sfondiamo l'auto, vabbè, oppure è una tipologia di formazione da impiegare quando magari tu ti trovi di fronte a una squadra particolarmente chiusa, allora chiaramente c'è uno squilibrio nella squadra avversaria perché sta eccessivamente chiusa e tu per compensare lo squilibrio a tua volta porti uno squilibrio offensivo, perché quello che è la logica, diciamo, tattica generale di una partita sempre è trovare equilibrio, a meno deve corrispondere più e così via, perché alla fine nel calcio, ma non solo nel calcio, non si può vivere di estremismi, o meglio si può fare a fiammate ma non porta a nessuna parte, tant'è che uno Zeman, che per quanto fosse allenatore divertente era un po' un estremista, o anche altri che magari puntano su estremizzazione anche dell'apporto atletico dei giocatori, stesso discorso per cui vi dicevo andiamoci piano col pressing, ok, bene pressing, ma non facciamo del pressing, diciamo, un idolo da portare sulle spalle ad ogni costo, va bene, ma gestito. Ugualmente una squadra così con quattro elementi offensivi mi può andare bene in determinate situazioni, ma se noi giochiamo con quattro offensivi, con l'Inter, con la Juve o comunque con le squadre forti, pigliamo le palate. Volete che ve lo segno oggi? Ve lo segno oggi. Quindi va bene tutto, ma non pensiamo, dal mio punto di vista, che possa essere un modulo quello con i quattro giocatori offensivi, perché al di là del modulo 4-2-3-1 o 4-3-3, ma schierare quattro giocatori offensivi è un qualcosa di anomalo. Oltretutto, ribadisco, andrebbe a penalizzare gli altri giocatori che fanno i mediani, perché noi di mediani puri non ne abbiamo. Renders messo mediano sprechi il valore di Renders, perché può fare ben alto rispetto a farsi le chilometrate avanti e indietro e a coprire basta, ok? È meglio sfruttarlo come mezzala, idem Loftus-Cheek. Musa al limite è quello che verrebbe un po' meno sprecato, ma anche lui l'ha anche detto quando aveva fatto la conferenza stampa, che lui vuole, ama fare l'uno contro uno. Tutti i giocatori che sono stati presi a centrocampo, ditemi se non è vero, hanno detto che sono contenti di venire a Milan per giocare come mezzali. Ok, non ce n'è stato uno che ha detto voglio giocare mediano, mi piace come vuole mediano. Ripeto, si può fare in alcuni momenti, ma spero che non diventi il modulo di riferimento o l'idea tattica di riferimento, perché mi sembrerebbe un'idea poco sensata, oltretutto figlia già di errori dell'anno scorso che abbiamo visto talvolta quando abbiamo provato il, che ne so, Leao, Diaz, Messias e l'attaccante. Non siamo mai andati da nessuna parte se non al limite proprio nelle partite chiuse, però non è stato certamente il modulo o il tipo di schieramento che ci ha dato dei vantaggi, mentre quando abbiamo giocato con i tre centrocampisti, ripeto, non sto a dire 4-3-3 o 4-2-3-1, ma lì abbiamo offerto una squadra più unita, più compatta, più equilibrata. Quindi equilibrio, ragazzi, prima di tutto quello deve essere il mantra, l'equilibrio della squadra. Io vi saluto e alla prossima.